Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Questo ragazzi è un video bonus perché proprio in questi giorni sto preparando la recensione dell'Invicta, la prima. Vi faccio anche una piccola anticipazione perché mi sta piacendo davvero molto. Sto cercando di terminare nel più breve tempo possibile la recensione di questa base, ma sono direttamente adesso a contatto con gli ingegneri di Asetek perché ho notato un piccolo problema con un filtro e la cosa strana è che ho visto varie recensioni, non ne ho sentito parlare da nessuno. Ma questa cosa esiste e questo mi fa sempre capire, ma come fanno a non accorgersi di certe cose? Comunque è un piccolissimo problema, ma che già stanno risolvendo. Ma in virtù dei test che sto facendo sulla base, la prima, ho pensato potesse essere molto, molto utile spiegarvi come funziona la gamma dinamica dei nostri simulatori, perché è il parametro in realtà più importante rispetto all'aumento o alla diminuzione della forza generale del gioco e della base. Ma come dico sempre, bando alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, oggi come vi ho detto cercherò di spiegarvi nel modo più semplice possibile, non voglio entrare in tecnicismi, di cosa sia la gamma dinamica, perché è l'aspetto più importante, soprattutto quando si hanno basi di piccola forza, ma è molto importante anche quando si hanno basi di grande forza. In realtà ho preparato qui un piccolo schemino per farvi capire come funziona e ho portato in realtà, io è uno dei giochi a cui ancora gioco molto, che è Assetto Corsa Competizione, che tramite il Content Manager rende visibile il parametro del gamma dinamica del gioco. In realtà c'è sempre stato, ma bisognava accedere a determinati file. Invece con il Content Manager ce l'avete in bella vista. Voglio portare subito la vostra attenzione a guardare lo schemino qui sotto. La gamma dinamica di Force Feedback è praticamente l'ampiezza di segnale su cui si può muovere il force feedback. Impostando una forza corretta, per esempio su Assetto Corsa 65, partiamo da un presupposto che abbiamo impostato un limite di forza che non permetterà al gioco nessun tipo di clipping e quindi già siamo in una fase corretta. Però con questa impostazione potrebbe esserci che una base di rack drive molto potente da 25 Nm risulti troppo potente e una base direct drive da 5 Nm, 10 Nm, 12 Nm risulti in alcuni momenti poco potente e quindi molti vanno subito ad agire su quello che è il parametro della forza, ma è sbagliato. La cosa più corretta da fare in questo caso è agire sulla gamma dinamica, che nel caso utilizziate una base direct drive molto potente dovete aumentare la gamma dinamica proprio perché avete molti più newton metri, avete la possibilità di distribuire le forze in un ampio raggio di segnale, in un ampio raggio di diversificazione di forze. È qui ragazzi che dovete un attimino un pochino più concentrarvi per capire. Quindi aumentando la gamma dinamica il volante in molte circostanze si andrà a alleggerire a parità della forza che gli avete dato. E quindi sulla vostra base le forze verranno distribuite nel modo migliore. Cosa invece diversa nel caso utilizziate un volante di pochi newton metri, a quel punto anziché agire sulla forza e andare ad aumentare la forza che vi porterebbe il clipping, il mio consiglio è andare ad abbassare la gamma dinamica. Andando ad abbassare la gamma dinamica a parità di forza, vi si riempirà la forza della vostra base. Questo un po' è il concetto generale. E nel caso per esempio di Assetto Corsa con il Content Manager abbiamo, vedete, proprio il valore post processing gamma che ci possiamo spostare. Questo mi è venuto in mente perché quando io gioco con la mia base SyncCube da 25 Nm io utilizzo sempre una gamma dinamica del 100%. Quando adesso ho utilizzato la base Asetek da 12 Nm ho preferito abbassare questo valore intorno all'80%. Quindi mantenendo un segnale sempre senza clipping, ho riempito un pochino quella che è la forza di questa base. Naturalmente con basi ancora meno potenti dovrete andare ad abbassare
questo valore. In realtà nel gioco Assetto Corsa parte di base, sempre settato per tutti, al 50%, perché era un gioco pensato quando non esistevano ancora le basi di Direct Drive, quando le forze in gioco erano ancora intorno ai 5, 6, 7 Nm e quindi bisognava per forza comprimere la gamma dinamica per avere un volante più pieno sotto ogni punto di vista. Da quando sono nati volanti molto più potenti a livello di forza, la gamma dinamica si è potuta spostare verso il 100, che a mio avviso è il limite massimo che vi consiglio di utilizzare in qualsiasi gioco. Esiste in vari giochi, sotto forme diverse, nomenclature diverse, ma il concetto è sempre lo stesso. Anche un gioco come R-Factor 2, per esempio, quando andate nel file JSON del player controller, decidendo in quel file la forza massima, il max torque, e quindi quando andrete a dire al gioco quale forza ha la vostra base, andrete ad aumentare o a diminuire la gamma dinamica, mettendo in quel file un valore di 5 Nm, 10 Nm, andrete a comprimere quella che è la gamma dinamica. Andando a mettere valori di 25, 30, 40, andrete ad ampliare la gamma dinamica. E vi do l'ultima informazione che può servirvi per farvi capire un pochino questo concetto. Prendiamo per esempio il gioco di R-Factor 2. Utilizza un ampio range di auto che possono andare da una forza in telemetria da 20 a 40, 50 Nm e quindi hanno un range dinamico che va da 0 a 50 all'interno del gioco. Chiaro? Quando noi lo riportiamo nelle nostre basi, capite bene che il range dinamico si va a restringere, a prescindere. Perché se utilizziamo un'auto che può sprigionare da 0 a 50 Nm e la utilizziamo con una base, in questo caso, da 12 Nm, capite bene che se non vogliamo stare in continuo nel clipping, dobbiamo per forza diminuire il range dinamico. Quindi quando l'auto simulata sprigionerà 50 Nm di telemetria, la nostra base ne sprigionerà 12 in questo caso. Abbiamo ristretto la gamma dinamica. Spero che questo concetto sia abbastanza chiaro, è molto importante, ma a prescindere da quello che sia la tecnica che c'è dietro, magari ad alcuni piace, alcuni l'hanno anche capita, il concetto che vorrei passasse da questo video è che è più importante agire sulla gamma dinamica piuttosto che sulla forza. Perché sia con una base da tanti Nm o con una base con pochi Nm, se non agite con questa mentalità vi andrete a perdere una parte di feedback, oppure vi andrete a perdere una parte di sfumatura del force feedback e non andrete a sfruttare nel modo migliore quello che è il vostro prodotto. Ragazzi, è un argomento davvero molto interessante. Io ho cercato un pochino di riassumerlo nel miglior modo possibile. Naturalmente qui nei commenti fatemi tutte le domande che volete e chiedetemi se volete che approfondisco ancora di più con degli esempi questo argomento. Con questo, ragazzi, vi ringrazio, vi ricordo sempre un bel like al video, ci vediamo alla prossima, ciao!